Buongiorno, ci siamo assentati un po' con le lezioni di fisica quantistica. Abbiamo preso un po' una pausa di riflessione. E adesso torniamo, entriamo un po' nel vivo della questione. Abbiamo visto quello che succede nel campo quantistico, gli esperimenti, le bizzarrie, se vogliamo, un po' della fisica delle particelle che non si comporta come noi. Conosciamo la fisica classica, quella per intenderci di Newton, di Maxwell, quella che abbiamo imparato a scuola e che appartiene al mondo oggettuale delle cose, al mondo, al sistema dove noi viviamo, nel quale noi viviamo. Allora, a questo punto dove siamo arrivati, dobbiamo cominciare a pensare a una teoria del tutto. Abbiamo visto gli universi paralleli, il multiverso, questi mondi che si sovrappongono uno sull'altro in una miriade di sovrapposizioni, in un infinito quasi di sovrapposizioni. Allora ora dobbiamo pensare a una teoria che inglobi un po' tutto. I fisici da tanto tempo che ci stanno pensando. Intanto, la cosa più importante da focalizzare è come fa l'universo a reggersi, perché noi sappiamo che per la materia che noi osserviamo nel nostro universo, per la materia del quale l'universo è composto, per la quantità di materia esistente che noi possiamo vedere attraverso i telescopi, i radiotelescopi, è impossibile che l'universo si regga. Evidentemente ci deve essere altra materia che noi non riusciamo a vedere, altra energia che noi non riusciamo a vedere, che viene definita dai fisici materia oscura o energia oscura, cioè che noi non riusciamo a vedere perché non emette radiazioni luminose. E allora questa è una teoria, certo è una teoria, ma deve esistere qualcosa che giustifichi la presenza di questo universo, che giustifichi la gravità di questo universo, altrimenti con la materia esistente e con la gravità di cui noi siamo a conoscenza è impossibile che l'universo si regga in un modo così lineare, se vogliamo semplice, elegante, in questa espansione che ha verso l'esterno, così nitida, così lineare, come ho detto prima, così anche semplice se vogliamo, ma di questo poi parleremo più avanti. Una teoria che ha cercato di mettere a fuoco, oltre che la presenza della massa nell'universo e la sua gravità, anche l'essenza stessa dell'universo e delle cose, o anche del multiverso, degli universi paralleli esistenti. È la teoria del bootstrap o tirante di stivale, cioè il bootstrap è la teoria, diciamo, della fisica quantistica, dove si enuncia che l'universo in qualche modo si regge, o comunque gli universi, o se lo vogliamo denominare multiverso, si regge per una coerenza interna al suo sistema. Diciamo, al sistema di essere universo. L'universo è un sistema, per quanto ne sappiamo noi, è anche un sistema chiuso, e quindi esisterebbe una coerenza interna al sistema che lo terrebbe su, che non lo farebbe andare via disordinatamente, una galassia di qua, una di là, senza un ordine apparente, senza una gravità che in qualche modo sostenga questo universo e ce lo faccia apparire così come noi lo vediamo. Ecco, questa è la teoria del bootstrap, ma noi oggi focalizzeremo di più l'attenzione sulla teoria delle stringhe. Cos'è la teoria delle stringhe? È una teoria di cui si parla da decenni in realtà, è un po' una teoria quantistica che mira a concordare, ecco, concordare il termine esatto, il tutto, tutte le leggi matematiche, tutte le leggi fisiche, tutte le particelle a concordarle in un unico sistema, in un'unica entità. Allora noi sappiamo che i materiali
gli ultimi mattoni fondamentali, diciamo, della materia sono l'elettrone, che è un componente dell'atomo, come sappiamo, e il quark. Come sapete, i quark sono i componenti ultimi di protoni e neutroni. Tre quark compongono un neutrone, tre quark compongono un protone e l'elettrone, di cui sappiamo l'esistenza con le loro cariche elettriche, eccetera, eccetera. Ora, la teoria delle stringhe ci fa apparire un'altra realtà. Le stringhe sarebbero, poi ve le farò vedere alcune immagini a breve, le stringhe sarebbero delle vibrazioni, ecco, vibrazioni cosmiche dei filamenti di energia, luminosa o no, di energia che si muove in un certo modo o è disposta nello spazio in un altro modo, in un cert'altro modo. Ecco, le stringhe sarebbero i componenti di elettroni, protoni e neutroni, quindi dei quark. Sono le stringhe, gli ultimi componenti della materia. Ora vi farò vedere qualche immagine. Ecco ad esempio come possono essere illustrate le stringhe. Sono dei filamenti in continuo movimento, badate bene, non fissi, non stabili, in continuo movimento, in continua evoluzione, come una danza cosmica. Chissà se addirittura emettono un suono di fondo queste stringhe nel loro movimento, emettono una radiazione. Questo non siamo in grado di saperlo. Vedete altre immagini, ad esempio. Ecco, guardate questa qui. Infatti qua dice: compie 50 anni l'idea che ha fatto vibrare l'universo. Ecco, è da 50 anni che si parla delle stringhe addirittura. Avete visto? Poi vediamo altre immagini. Questa qui, guardate. Vedete? Come potrebbero essere illustrate le stringhe, anche se noi in realtà non lo sappiamo come potrebbero essere. È una teoria quella che noi stiamo facendo. Vedete? La teoria armonica delle stringhe o superstringhe. Ecco. Guardate che belle immagini. E questa è molto suggestiva. Questa è molto suggestiva. La mente, diciamo, il corpo umano collegato all'universo. Molto bella questa immagine. È molto realistica per quello che dobbiamo dire fra poco. E allora, avete visto quanto sono belle le stringhe, no? La fantasia dell'uomo le ha, diciamo, dipinte in un certo modo, le ha illustrate in un certo modo. Allora, le stringhe compongono gli elettroni e i quark, che sono gli ultimi componenti della materia. Ma non solo questo, perché le stringhe, diciamo, se si muovono o fluttuano in un certo modo, o sono chiuse o aperte, hanno un filamento lungo, sono chiuse ad anello, potrebbero formare protoni, neutroni ed elettroni. Invece, se hanno un'altra forma o se si muovono in un altro modo rispetto al precedente, allora potrebbero assumere la nozione di forza, cioè la forza elettromagnetica, la forza gravitazionale, la forza elettrodebole, la forza nucleare forte. Cioè, la forza, le forze, i campi, ecco, chiamiamoli campi, i campi di forza non sarebbero altro che uno stato di posizione delle stringhe, cioè nel modo in cui le stringhe si muovono o fluttuano e nel modo in cui sono disposte nello spazio provocherebbero le forze, e così come provocherebbero la massa, l'energia o anche il multiverso, perché in base al movimento sempre delle stringhe e alla loro evoluzione si formano gli universi paralleli e il multiverso nella sua totalità, nella sua globalità.
Quindi questa è la teoria, molto bella, molto suggestiva, un po' l'uomo ha sempre cercato di raggiungere una teoria del tutto, insomma un'unica formula che racchiudesse tutte le bellezze o le amarezze del creato, se volete. E io mi spingerei ancora di più da questa teoria, che pur ritengo molto bella, molto affascinante, che forse nei decenni a venire sarà sperimentata maggiormente nei laboratori e magari un giorno avremo una conferma scientifica nel laboratorio da esperimento che le stringhe esistono davvero. Per ora siamo nel campo delle ipotesi, ma nella scienza siamo sempre nel campo delle ipotesi. Infatti, cosa ci viene da pensare? Se davvero, poniamo un'ipotesi, se davvero le stringhe esistono e sono la base del multiverso, chi le ha messe lì queste stringhe? E chi ha dato loro le leggi per poter mutare, per potersi raggruppare, per poter creare l'illusorietà di un mondo? Perché se le stringhe sono il fine ultimo del multiverso, quello che noi vediamo, le forze, le galassie, i campi, la materia oscura, la materia visibile, i buchi neri, tutto ciò che è a nostra conoscenza, dagli insetti alle pietre di Marte, dai batteri fino alle galassie più profonde nel remoto universo. Tutto quello che noi vediamo non è altro che un disegno che le stringhe fanno per noi. E a questo punto possiamo pensare che le stringhe sono direttamente e prevalentemente collegate alla mente umana, magari non alla nostra mente, ma alla mente di qualcun altro più, forse più cognitivo di noi, più intelligente di noi, non lo so, è un'ipotesi. Perché le stringhe hanno un senso a creare le immagini dell'universo se c'è un uomo che con gli occhi osserva quelle immagini, altrimenti che senso avrebbero le stringhe a creare un mondo, un universo infinito, grandissimo, immenso, collegato agli universi paralleli, in un multiverso senza fine? Che senso avrebbe se non ci fosse qualcuno che guardasse tutto ciò e che si rendesse conto di tutto ciò? Alla prossima.